Partiamo dalla squadra del no, l'ospizio, secondo il Premier, Monti, D'Alema, Brunetta, De Mita, Pomicino, Bersani, Fini, Rodotà, Onida, Vendola, Aso, Rosa. Massimo D'Alema entra nella FIGC quando in America c'era Kennedy. Quando Gianfranco Fini entra in Parlamento nel 1983, anno di nascita di Internet, Rodotà è parlamentare già da 4 anni. E poi lui, Paolo Cirino Pomicino, o ministro, onorevole dal 1976. E in campo avversario, non male, anche loro, il sì schiera. Alfano, Violante, De Luca, Casini, Fassino, Finocchiaro, Franceschini, Marini, Napolitano, Pera e centravanti Denis Verdini. Per dire, Violante sbarca in Parlamento nel 1979, quando la Sony lancia sul mercato un oggetto per l'epoca fantascientifico, il Walkman. Anna Finocchiaro, deputato quando ancora il muro di Berlino era in piedi, frenata non dalla caduta del comunismo, ma da Matteo Renzi, che denuncia un carrello Ikea spinto dalla scorta. Piero Fassino si iscrive alla Federazione Comunista nel 1968, praticamente all'epoca degli hippie. E poi lui, Giorgio Napolitano, eletto deputato quando nell'URSS si fanno i funerali solenni a Stalin. E l'arbitro? Quello aspettano tutti che scenda, per l'ennesima volta in campo. Ha detto che vota no, ma lo accusano di aver schierato le sue reti per il sì. Silvio Berlusconi, età 80 anni, l'ago della bilancia. I giovani allora, forse bisogna cercarli fra il pubblico pagante. E allora...